Jack Sparrow a Bari. Sì? Sì, dicono che sono uguale a Jack Sparrow. Ah, beh, il mio attore preferito, Johnny Depp. Vedi? Io inizio con la fascia, faccio tipo il primo tempo che tiene, che ancora non è molto bagnata, quindi non è molto morbida. Secondo tempo, un disastro. Ogni colpo di testa mi parte la fascia a destra, a sinistra, così, allora dico, vaffanculo, li lego. E so a posto. I wanna code. La storia è un po', cioè, è figa, cioè, fa ridere. Nel senso che io ho una sorella più grande di 4 anni e una più piccola di 4. E quando mia sorella più grande faceva sport, faceva pattinaggio artistico, io avevo 3 anni e lei ne aveva 7. Io volevo fare tutto quello che faceva lei, come è normale. E quindi ho iniziato facendo pattinaggio artistico, cioè quello sulle quattro ruote, i balletti, ste robe qua, una roba incredibile. E la cosa bella è che attaccata alla pista di pattinaggio c'era un campo da calcio. Primo anno andò bene e feci pattinaggio artistico. Secondo anno, all'età di 5 anni, invece di fare pattinaggio, uscivo dalla pista con i pattini, mi attaccavo alla rete a guardare quei ragazzi che giocavano a calcio. E mio papà mi disse, guarda, non è un problema se non vuoi fare pattinaggio, anzi, e se vuoi giocare a calcio, proviamo. Se ti piace, proviamo. E così è iniziato. Direi simpatico, generoso e preciso. Se non avessi fatto il calciatore, probabilmente mi sarebbe piaciuto fare tipo il poliziotto, antidroga, queste cose qua, mi attirano, mi affascinano. Ma allora, pregio tecnico penso sia forse colpo di testa, questo penso sia una delle doti migliori che ho. E quello dove devo migliorare tanto è, secondo me, la gestione della palla a livello tecnico. Durante la partita a Ascoli-Bari, in quella situazione è arrivato questo cross da Vagliani. Davanti avevo Jacopo che vedevo che stava arrivando sulla palla, però avevo visto che era in fuorigioco. Allora gli ho gridato lascia così. Come ho visto sta palla che arrivava, che non era molto veloce, dico boh, ci provo. Ho provato a fare questo gesto tecnico, che è una figata, perché lo fai in spiaggia, lo fai dove lo fai, in riva al mare, così, con gli amici. Dico boh, io ci provo. E mentre lo faccio, sento che prendo qualcosa. Guardo la palla, vedo che entra dentro, dico cavolo, l'ho fatto davvero, cioè, ho fatto gol in rovesciata, cioè incredibile. Allora non sapevo neanche io come esultare, cosa fare, proprio un gesto spontaneo, mani al cielo, come per dire, oh, ma che cavolo ho fatto, cioè un gol, questo è un gol della Madonna. Solo che poi i miei compagni mi hanno smontato a fine partita, perché mi hanno fatto vedere il video e ho detto, oh, guarda che non hai fatto gol, eh. Cioè tu hai calciato il piede dell'avversario. Dico, oh, raga, io ci ho creduto, cioè, lì per lì. Poi alla fine, cioè, ce ne frega niente, l'importante è che la palla sia entrata, abbiamo portato a casa la partita e tutti contenti. Ma mio figlio a casa dice solo Wagliò, ha imparato a dire Wagliò, sa tutti i cori del Bari, e va a scuola con la maglia del Bari, c'ha la sciarpa del Bari, e cioè ormai è diventato barese. Mio figlio deve fare 3 anni a maggio, cioè, quindi ti dico. Invece mia figlia è uguale, anche lei fa la prima elementare, ne ha 6. Uguale, cioè ieri fa alla madre, mamma, ma è vero che il Bari quest'anno deve andare in Serie A? E mia moglie dice, cavoli, suami, magari, cioè, è l'obiettivo del babbo, di tutti i suoi compagni, è l'obiettivo della società. E lui fa, ma lo sai perché deve andare in Serie A? No, dimmi. Perché mi deve comprare il cavallo. Cioè, incredibile.
questa piazza l'ho sempre ammirata, anche perché io sono metà sangue pugliese, mia mamma è di Bari, di Bari Vecchia, si è trasferita all'età, penso, 15-16 anni su a Pesaro, e io fino all'età di 10-11 anni l'estate praticamente la passavo quasi sempre qua dai parenti che tuttora ho, gli zii. Allora, quello preferito barese sono i panzerotti, perché sono devastanti. Cioè, io poi sono abituato a mangiarli da sempre, perché mia mamma a casa, mia nonna, cucina pugliese, basta. Quindi panzerotti. E infatti, quello non pugliese, che è il mio preferito in assoluto, cos'è? Pasta al forno. Quindi, cioè, praticamente sono piatti pugliesi. Piacerebbe andare al cinema, solo che con i bambini come faccio? Ma tu ci credi che io, cioè, la mattina veramente porto a scuola i bimbi, quando non c'è allenamento vado a fare la spesa, vado a casa, mangio, vengo al campo, torno a casa, gioco con i bimbi e riparte così la giornata del giorno dopo. Masce l'orso e poi c'è Peppa Pig, sì, Peppa Pig, Jackie i pirati, Alvin Superstar, e poi c'è Calimero, tutti. Saluto tutti i tifosi della Bari e vi aspettiamo numerosissimi per la prossima partita in casa contro Modena, perché avervi allo stadio è come avere un giocatore in più. Per la prossima nomination nomino il mio caro amico Enrico Guarna. Ciao a tutti. Quanto è bella lo primo amore, lo secondo è più bella.